Salve a tutti, rieccomi qui. Vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere il lavorino che avrei realizzato con quel materiale che avevo comprato e poi avevo dovuto accantonare. Mi riferisco a queste gocce di diamante che avevo trovato all'Epidea nel reparto ornamenti per la casa e via dicendo. Allora, mi sono un po' rilassata perché ho finito di fare tutti i lavoretti che servivano per i miei bambini, però non sono ancora rilassata perché anche la settimana deve finire e do giusto soltanto una mezz'oretta di spacco prima di tornare a riuscire un'altra volta. E ne approfitto quindi adesso per realizzare quello che volevo fare. Quindi, adesso, cioè un piccolo, diciamo, pendente per l'albero di Natale, un oggettino da realizzare con i bambini più grandi avendo a disposizione il materiale, è un'idea, cioè, e poi comunque di solito le idee non è che nascono da sole, magari nascono perché si è visto già qualche altra cosa che ci suggerisce magari un'altra idea ancora, no? Quindi diciamo che le idee sono un po' come le ciliegie, una ne tira l'altra, quindi vedere qualche oggettino realizzato magari da qualcun altro e a quello aggiungere un pensierino tuo personale ti permette di creare qualcosa di nuovo. E questo è il bello del pensiero umano. Riuscire comunque sempre più a sviluppare le idee partendo sempre però grazie a qualcuno che prima di noi ha avuto un'idea magari che è migliore della nostra, che noi possiamo o imitare o cercare pure di modificare. Allora, tornando a noi, vogliamo realizzarlo questo piccolo pendente per l'albero di Natale? Il nostro piccolo diamante. Pensate se fosse vero. Non mi dovrei soltanto scappare perché sarebbe, avrei i ladri che farebbero la coda dietro casa. Quindi una goccia di diamante. Del glitter natalizio, prettamente natalizio, festivo, e la luce del buio contro il freddo anche dell'inverno che ci fa stare lì a cartuccio rintanati vicino al caminetto sotto le coperte. E invece con questo brillio riprendiamo colore, riprendiamo vita e pensiamo al sole, all'estate. Quindi del glitter, della colla vinilica che io ho già messo dentro il piatto, un pennello. Io di solito quando uso la colla vinilica preferisco sempre usare questi pennelli di nylon, anche perché poi sono pure molto facili da pulire. Poi la colla a caldo, del cordoncino, io mi ritrovavo questo qui, ma voi potete mettere qualunque cordoncino voi preferiate alla fine del lavoro, anche perché questa è soltanto la finitura finale che ci servirà per appendere il nostro oggetto. E poi due sagome a forma di cuoricino che io ho già ritagliato prendendo uno scatolo di scarpe praticamente. Ho fatto queste due sagome forma di cuore e come vedete ho disegnato giusto al centro due linee, una che va dalla punta del cuore verso l'alto e invece l'altra che scende dalla metà delle due parti del cuore e comunque si ferma sempre al centro verso il basso. Adesso vi devo semplicemente tagliare così. Non so che cosa ne verrà perché lo sto realizzando adesso in diretta con voi e per voi. Perché un'idea dell'ultimo momento per qualcuno che ancora magari non è convinta del lavoretto che ha fatto in classe con i bambini e vorrebbe fare qualcosa di un poco più particolare, se ce la fa in tempo, anche se so che ormai purtroppo il tempo sono soltanto 3 giorni.
Va bene, allora scusatemi, intanto io parlavo e lavoravo. Che cosa ho fatto? Ho tagliato lungo le due linee tratteggiate e adesso praticamente infilo questi due cuori qui. Vediamo se forse devo tagliare un altro po' di più o no. Non ho tagliato bene. No, ho tagliato, lo scende. Ah, ok, ci siamo. Si era inceppato, incidente di percorso. Ok, ecco qui. Abbiamo creato il nostro cuore tridimensionale. Vedete? Semplicissimo. Adesso si tratta di ricoprire il cartone. Come lo ricostruiamo? Con la colla vinilica. Prendo la colla vinilica, non so se riuscite a vedere, aspettate un attimo. Quindi. Fate bene anche lungo i bordi in modo da coprirlo tutto quanto questo cuore. Non lesinate la colla. Ok, adesso io prendo un foglio di carta. Non posso buttarlo sul... perché altrimenti la tastiera, spero comunque che riuscirete a vederlo. Prendo il glitter argentato e lo verso su metà del cuoricino. Tolgo l'eccedente. Allora, creo una zona, diciamo, di luce ed ombra, un po' come la nostra vita, con dei chiaroscuri. Poi mi serve un altro foglio. Allora metterò del dorato sull'altra metà. Ok. La prima faccia è fatta, andiamo a fare un'altra faccia, sempre così, la nostra colla, intanto anche di là si asciugano, quindi poi potremo maneggiarlo meglio.
Qui rimetto il dorato. Comodo questo dispenser, non te ne fa sprecare troppo di polvere. E di qua vado con l'argento, problema. Allora, come già qui mi è caduto, lo riutilizziamo nel tempo, qui, cercando di distribuirlo comunque uniformemente, anche sul bordo esterno. Ok. Come sta venendo? Che ne pensate? È carino? Adesso è un problema perché c'è la colla ancora che non si è asciugata completamente. Comunque, procediamo con l'altra faccia. Adesso, ci siamo. Allora, cercate di alternarlo, oro argento, proprio per dare la sensazione della luce e dell'ombra. Quindi l'argento qui. Ok, ho visto che mi trovo con l'argento, quasi quasi, lo faccio anche di qua. Un po' con meglio. Se volete potete anche farlo tutto quanto monocolore, o tutto argento, tutto oro, oppure qualunque altro tipo di brillantino troviate in giro che vi aggrada, che non è venuto messo bene. Ok, con l'argento abbiamo finito. Adesso completiamo gli altri colori. Messo quello che è caduto. Mi è rimasto un pochettino. Ok. Bene.
Adesso facciamo pure questo. Questi giorni sono piena di glitter dappertutto, perfino dentro i capelli. Bene, allora è rimasto un pochettino qui. Sistemando lungo i bordi, che non voglio scoprirlo tutto quanto completamente. Okay. Ci siamo. È la prima parte del cuoricino terminata. Posso un po' più attenti qua con la colla, ne ho messa poca e allora ho preso poco. Benissimo, e fino a qui ci siamo. Che ne dite? È carino? Luci ed ombra, perché la verità è anche così, è luce ed ombra. Adesso dobbiamo prendere il nostro diamante, l'avevo già preso, eccolo qui, e con la colla a caldo lo incolliamo alla base. Aspettare un poco. Che si raffreddi per bene la colla. Contate fino a 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eccoci qua. È andata? Adesso prendiamo la nostra passamaneria. Giusto la lunghezza che voi volete dare e taglio. Prendo la colla a caldo, porto qua il filo un poco troppo lontano. Un'altra cucina, giusto per essere sicuri di finirlo per bene. Il
contiamo sempre fino a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ed eccolo qua, il nostro cuoricino è terminato. Che ne dite? Vi piace? Spero di sì. Io lo trovo delizioso. Niente di appariscente, è una cosa semplice e luminosa per colorare, illuminare il vostro Natale. Vi auguro davvero di cuore tante, tante buone feste in compagnia. Per chi è solo, vi farò compagnia io col pensiero. Buon Natale a tutti.